Beh, è fondamentale perché ci sono sfide che sicuramente il comune non può vincere da solo e quindi ha necessità di stringere proprio delle partnership, come dice lei, con soggetti che possono aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Come sapete, la mobilità sostenibile è un obiettivo fondamentale di questa amministrazione. Abbiamo già messo in campo, abbiamo approvato una delibera che prevede che entro il 2020 siano collocate almeno 700 colonnine per la ricarica elettrica in città. Ovviamente tutti quelli che vogliono dare il loro contributo sono benvenuti. Sicuramente questo evento della Formula E segna un altro importante passo in questo percorso. Sappiamo bene che di solito questi tipi di macchine servono anche come prototipi per studiare tecnologie che poi nel tempo vengono utilizzate sulle macchine normali, quindi siamo estremamente contenti di poter ospitare un evento internazionale che riesce a coniugare quello che è lo sport, quale quello appunto delle macchine di Formula E, con una sfida per noi fondamentale, quello della sostenibilità ambientale. Riteniamo che questa sia la strada giusta. Ci sarà anche un indotto importante economico. Un indotto molto importante. Oggi non siamo in grado di quantificare con precisione, però basandoci su quelli che sono i dati delle altre città si parla di decine di milioni di euro, quindi diciamo che per noi è un po' la puntata zero. Vedremo quello che accade dopo, ma insomma siamo molto molto fiduciosi. Grazie.